Di una persona, lo ripeto, che non è imputata nel processo penale, non è stata coinvolta nel procedimento sportivo. Torno a dire, le dichiarazioni di Facchetti come di altri dirigenti, come le prove che si stanno formando nel processo di Napoli, devono essere valutate al di là dell'elemento personalistico, ma solo in un'economia processuale, solo nell'ambito di una vicenda giudiziaria. Ora io chiedo soltanto un minuto per fare una riflessione, che è questa. Cioè, o qui siamo di fronte all'ennesimo caso tipico di alcuni premi letterali, e cioè la recensione viene fatta senza che il libro sia stato effettivamente letto, e allora alzo le mani. Oppure bisognerebbe che tutti parlassero avendo letto le sentenze sportive, per carità, molto corpose, centinaia di pagine, ma che presentano dei principi. Allora, perché c'è la necessità di verificare se altri hanno quel comportamento? Perché ricordo che Cacciopoli si conclude con la sentenza Sandulli, la quale, non essendo in grado di provare alcun effettivo condizionamento da parte di Moggi, nessuna partita, diciamo, era stata truccata, allora in via desuntiva elabora dei criteri per individuare una responsabilità. E allora i criteri io ve li voglio leggere, perché troppe volte sento affermazioni e deduzioni che mi sembra non tengono conto del testo della sentenza, che al momento è l'unico atto ufficiale. Allora i criteri si basano su ripetuti incontri conviviali, regali offerti ai designatori, insistite interferenze di Moggi nella predisposizione delle griglie. Ora, questi comportamenti, ed è questo il compito del difensore, sono esclusivamente stati di Moggi, di Giraudo e di soggetti incolpati in Calciopoli, o evidentemente era un costume condiviso da tutto il sistema sportivo, tant'è vero che molti e blasonati dirigenti usavano questi tipi di modalità che, ripeto, non sono e non dovevano essere considerati illecite, perché nessuna norma li vietava esplicitamente. Mi permette, avvocato, do parola a Furini, solo una contestazione le muovo. Senti che successivamente, oltre a dimostrare che altri telefonavano, tra i quali Facchetti, hanno anche però dimostrato, o comunque dato con sufficiente certezza, il fatto che fossero passate delle schede svizzere attraverso Moggi ad alcuni arbitri, con una serie di telefonate che le celle avrebbero dimostrato essere dalle utenze relative a Moggi o ai suoi collaboratori con numerosi arbitri. Questa è un'accusa molto pesante. Scusi, però, ma questo elemento lei da cosa lo desume? Perché non c'è pronuncia su questa circostanza. Dice questo. Ah, vabbè, no. Ma l'accusa è sostiene di poter dimostrare scientificamente che laddove c'era l'arbitro, allora, arrivava attraverso la telefonata ad Avetrana, stanno cercando di incastrare la cugina di Saraskati attraverso le celle. Concludo rapidamente e poi passo la parola agli altri interlocutori che hanno lo stesso diritto di parlare. Però ricordo che nel processo penale la prova si forma in dibattimento. Perché noi possiamo dire quello che ho detto prima? Perché le intercettazioni discusse e dibattute durante il processo hanno acquisito il rango di prova ufficiale, cioè non era un'idea della procura. Ora, nel regime di contraddittorio, quell'elemento oggi costituisce prova. Non sappiamo come il collegio lo valuterà, ma è comunque prova. Quello che lei sta dicendo sulle SIM svizzere non è una prova, è una dei tanti elementi che l'accusa pretendeva di portare a sostegno, ma che al momento non ha avuto nessun tipo di conferma. Peraltro ricordo che nell'analoga vicenda sportiva, Calciopoli 2, parliamo del 2008, sulle SIM svizzere, Moggi è andato assolto. Furini, no, però...